siamo in campagna. Piede qua? Un ladro qua? E poi vai giù. Accomoda, andiamo. Ma quale cinture no? No, ci sono le cinture. Molto rumorosa, però non è che devi, essendo una macchina da corsa, non è che devi dialogare con nessuno, sei da solo. Quello che mi interessa è il rumore dei cavalli che si sentono proprio all'orecchio. Il rumore è un piacere, volendo descriverlo, cioè è proprio un piacere fisico, un amplesso motoristico, chiamiamolo così, una situazione proprio che ti scarica non solo la mente ma anche il fisico. Io sono Dino Bandini, nipote di Ilario Bandini. Mio zio era un genio della meccanica, costruiva sia la carrozzeria sia il motore. Questa si chiama Saponetta. Questa è la Saponetta, ce ne sono 9 in tutto il mondo. L'ultimo giapponese che ha scambiato questa Saponetta l'ha scambiata per 600.000 euro. 600.000 euro. Questa qui, e non aveva fatto la mille miglia, questa è l'unica che ha documentato che ha fatto la mille miglia. Quindi il valore siamo sui 900.000 euro, mi dicono. Questa si chiama Siluro e quando Sgarbi è venuto qui ha detto: cazzo! Questa è arte! Hai visto che tra un po' apre questa mega fabbrica di macchine elettriche di lusso? Sì, sì, sì. Non c'è il rumore. Tu mi puoi dare qualsiasi macchina. Io non la voglio. Non se la prenderebbe elettrica? Assolutamente no. Quindi non le piace proprio? No, non mi piace l'idea del non rumore. No, io sono irriducibile. Lei è un irriducibile del motore? Sì, sono un talebano delle auto. Ma proprio lungo la via Emilia, tra pochi mesi, sorgerà la sede del colosso sino-americano Silk Fo. Si produrranno supercar elettriche. Il motore del 2000! La prima sarà l'ipercar ibrida Honky S9 nel 2023. Sarà bello e lucente! Sarà veloce e silenzioso! La sede, 360.000 metri quadrati di superficie, una pista da corsa, 1.000 posti di lavoro. So che tanti hanno fatto molti acquisti di ex Ferrari, quindi gente che lavorava qua adesso è là, evidentemente pagano di più. Tu ci andresti a lavorare? Perché no? Ma tu ci andresti a lavorare? Sull'elettrico no. Sono amante dei motori. Ah, tu sei un irriducibile dei motori. Sì, esatto. Chi compra da Ferrari è un sogno, no? Comunque continuerà a farlo. Ma qua quando hai iniziato a farla la macchina elettrica? Ah, non ho idea. Se la comprerebbe questa elettrica? Le piacerebbe allo stesso modo? Assolutamente no. Perché? Elettrica Ferrari è sempre Ferrari. Ferrari ha un motore e non è elettrica. È una versione che nasce con 165 cavalli perché è un Abarth Turismo e l'abbiamo portata a circa 240 cavalli. Siamo nella Motor Valley, per cui qua l'elettrico tarderà sicuramente più che altri posti ad arrivare, perché c'è proprio la benzina che scorre nelle vene. Tutta la linea di scarico è stata rifatta artigianalmente in acciaio inox. Questo ci permette di andare ad eliminare i catalizzatori molto restrittivi di serie. Questo ci consente innanzitutto di avere un sound nettamente più bello e sportivo, tanto ricercato dagli appassionati, e diciamo delle prestazioni
notevolmente superiori. Questo ad esempio è un veicolo che nasce con 430 cavalli, ma purtroppo per via delle normative antinquinamento che ci sono oggi, Euro 6, è molto tappato. Mi fa sorridere, tu dici purtroppo, gli ambientalisti direbbero per fortuna, non ci sono le norme antinquinamento. Sì. Non ho mai portato un'auto elettrica, mai. Non ho mai, neanche la porterò mai, perché non mi piace. Ah, là, là. Che bello, bellissimo.